Sono stato un bambino. Quel giorno fu come se mi fossi svegliato bruscamente da un sogno. Sveglio, ho visto, ho capito. Niente sarebbe stato più come prima. I miei occhi erano cambiati per sempre. Questo mondo di innocenza, di magia, di benessere, senza dubbi, non esisteva più. L'infanzia era finita. Troppo presto, troppo tardi? Non lo sapremo mai. Non dovremmo fare di tutto per farlo durare il più a lungo possibile? Vogliamo sempre diventare adulti troppo presto. Quando lo diventiamo, guardiamo indietro, l'infanzia è lontana, è solo un sogno, una chimera, un'immagine sfocata. Non importa l'età in cui si abbandona l'infanzia, una volta adulti ci sembra troppo presto. Non importa come e perché ce l'hanno strappata via. Babbo Natale non esiste più. Una delusione d'amore, una visione, uno shock, un trauma, un paese in guerra. Il bambino se n'è andato, dobbiamo affrontarlo. Per alcuni sarà più facile, per altri meno. Lasciamo un mondo di innocenza. Ovviamente crediamo nella gentilezza, nell'amore e nella bontà. Ci vengono insegnati la generosità, la condivisione, il rispetto, l'altruismo e l'aiuto reciproco. Solo le cose positive, solo i valori lodevoli, che renderebbero il nostro mondo un luogo perfetto per prosperare. Ma il giorno in cui la lasciamo, iniziamo piano piano a entrare nell'universo degli adulti? Conservare questi valori diventa una lotta quotidiana. Quel giorno mi sono svegliato, avevo vissuto in un sogno, in un mondo perfetto. Quel giorno ho visto, ho capito che avrei lottato per portare quei valori ovunque vada, per trasmetterli, disseminarli, spiegarli, applicarli. Il bambino è puro, non è ancora macchiato dalla stupidità umana. Quel giorno mi promisi di mantenere la speranza e fare tutto il possibile per mantenere i bambini il più a lungo possibile e per celebrare l'infanzia, che per me dovrebbe sempre rappresentare un mondo di pace e di amore, questo mondo in cui ogni adulto vorrebbe vivere, un mondo dopo tutto di speranza. Quel giorno mi sono svegliato pieno di speranza e pronto a festeggiare i bambini. A tutti i bambini di Boris Vian, a tutti i bambini che sono partiti con lo zaino in spalla nella nebbia d'un mattino d'aprile, vorrei fare un monumento a tutti i bambini che hanno pianto con lo zaino in spalla, gli occhi bassi sulla tristezza. Vorrei fare un monumento non di marmo né di cemento né di bronzo che si fa verde sotto il morso acuto del tempo, un monumento del loro dolore, un monumento del loro terrore, del loro stupore. Ecco il mondo profumato, pieno di risa, pieno di uccelli blu, di colpo cancellato da uno sparo. Un mondo nuovo, dove sotto un corpo che cade s'apre una macchia di sangue. Ma a tutti quelli che sono rimasti coi piedi al caldo nei loro uffici a calcolare i profitti della guerra che hanno voluto, a tutti i costi, tutti i cornuti che trascinano la pancia nella via e contano, contano quei soldi. A tutti quelli innalzerei il monumento adatto a loro, con la spranga, con la folgore, coi calci, coi pugni, con le parole che incolleranno alle loro rughe, ai loro doppi menti, un marchio di vergogna e di fango. Grazie.